Radio Milan Inter. Colori diversi, stessa passione. Benvenuti a Primi Calci, la trasmissione di Radio Milan Inter dedicata proprio al calcio giovanile, al calcio non professionistico. E allora qualche dato interessante: per esempio il calcio dilettantistico e giovanile rappresenta il principale movimento sportivo italiano. Come dimostrano i dati, abbiamo addirittura 13.400 società, di cui 10.000 dilettantistiche e 3.003 di puro settore giovanile. Tra l'altro, analizzando i vari dati che arrivano dai dati proprio della FIGC, si scopre che le regioni che hanno più squadre, non poteva essere altrimenti, sono la Lombardia, la Campania, il Lazio e la Sicilia. 1.600, 1.500, 1.100 e 1.100. Ma la statistica più interessante è che se si va a vedere quanti tesserati ci sono per abitanti, in Lombardia abbiamo un giocatore tesserato per 50 abitanti. Così nelle regioni più importanti, a sorpresa, dove ci sono più calciatori rispetto agli abitanti, si parla di Marche, Umbria e Molise, dove c'è un giocatore tesserato ogni 40 abitanti. Dunque numeri importanti anche in Lombardia, soprattutto a Milano, e una delle squadre storiche di Milano, e chiunque ha giocato qui in zona e provincia, ci ha giocato contro o ci ha giocato insieme, sicuramente la conosce. Si parla del Villa, GS Villa. Allora, gli ospiti di questa sera sono Adriano Girotto, il presidente. Buonasera. Buonasera Marco. E poi abbiamo Manuel Palli, che è il responsabile tecnico della preagonistica. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. E allora parliamo proprio del GS Villa, società storica di Milano, bianconera. Chiunque qua nella zona sa com'è fatta la vostra maglietta, ci ha giocato contro sicuramente. Una squadra storica che, e lo vedo da questo almanacco, chi ci vede in web, in televisione, lo può vedere, è una roba fantastica, l'almanacco con tutte le squadre, tutte le figurine di tutti i giocatori, dai più piccoli ai più grandi. Questa è una cosa veramente, veramente bella. Allora, il Villa nasce, leggo, nel 69. Presidente, raccontaci. Eh sì, è una lunga storia, cioè non vorrei annoiare gli ascoltatori. Innanzitutto ti ringrazio per l'invito. E diciamo, ci conosciamo indirettamente nell'ambito familiare. Il Villa nasce nel 1969, io ero già lì, quindi appartengo all'altro millennio, come direbbe mio figlio, come giocatore allievi nel 67. La squadra si chiamava US Nica, era la squadra dell'oratorio di Cristo Re, ma non c'era neanche la parrocchia all'epoca, no? Cioè, nel senso, eravamo in periferia, erano gli anni del ragazzo della via Gluck. Io, la periferia, diciamo, proprio periferia, c'erano i prati, esatto, si andava a giocare, diciamo, quello che adesso magari si fa un po' meno, ma si andava giù in strada a tirare quattro calci alla sera. E in quegli anni la società sportiva dell'oratorio non era andata granché bene, faceva la terza categoria agli allievi e minori. Allora il buon padre Fortunato Zambetti all'epoca chiese aiuto a Piero Angiolini e gli disse: dai Piero, dammi una mano, ricostruiamo la società, i ragazzi hanno bisogno per l'oratorio. E Piero, da buon piemontese trapiantato in Lombardia, si rimboccò le maniche con la metodologia tipica dei piemontesi e costruì il Villa. Sai, all'inizio lui era di origine e di estrazione juventina, aveva giocato negli anni 60 con i Mucinelli fino alla primavera, però la sua altezza, la Giovinco, gli avevano un po' precluso la strada, no? È da lì che i colori sociali sono bravo, nero. Bravo, esatto. Allora all'inizio lui, diciamo, molto democraticamente disse: va bene, ok, per i colori sociali potete scegliere o tra il bianco nero o tra il nero bianco, scegliete voi. Abbiamo scelto, scelsero, perché io all'epoca ero uno dei ragazzi della Juniores, e scelsero il bianco nero. Ma poi la maglia, sai, prima
è arrivata una righettina, poi un'altra righettina e via. Poi alla fine, negli ultimi anni, avete detto usiamo maglia bianco nero, finito lì il discorso, cioè nel senso. Poi c'è stata una lunga storia, diciamo, il Villa è nato nel campetto dei Dioniani di via Andolfato, l'abbiamo appena rifatto in sintetico, tra altre cose. Poi ne parliamo, okay, perché è uno, diciamo, degli argomenti interessanti. Questa è la nascita della società. La società nasce, cresce, diventa sempre più importante. E non scherzo quando dico che a Milano tutti conoscono il Villa come squadra di calcio, perché quanti giocatori avete, che categorie avete? In questo caso partiamo dalla preagonistica, ovvero i bambini, perché bambino piccolo può iniziare a giocare a calcio. E allora direi di dare parola a Manuel, da che età si può iniziare a giocare a calcio? Certo, diciamo che noi abbiamo una fascia d'età molto sensibile che va da ormai l'ultimo anno della scuola materna fino alle medie, quindi stiamo parlando di bambini e di preadolescenti, quindi la nostra attività è un'attività importante che si basa su dei principi fondamentali, quali secondo me sono quelli base del calcio e di ogni settore giovanile sportivo, che sono i principi educativi. Cioè noi non possiamo non pensare a questa cosa qua, che le agenzie educative sono famiglia, sono la scuola, ma sono anche appunto le società sportive, quindi si basa principalmente su questo motivo. Poi noi, per quanto riguarda il settore preagonistico, dobbiamo assolutamente creare un'attività che sia ludica, ma un'attività ludica nel senso che non ilarità, ma deve essere impegno, divertimento, per cercare di portare avanti quelle che sono le finalità, le gestualità appunto tecniche. E intanto lo sanno, chi ha giocato a calcio lo sa, quando la squadra di calcio, lo spogliatoio è una scuola di vita. Si inizia a imparare un po' come succedeva a militare, adesso militare non si fa più, nelle squadre è la stessa cosa, si impara a convivere con gli altri, si impara anche la disciplina, nel senso che c'è l'allenatore, vice allenatore, dirigenti e bisogna portare responsabilità, sono cose che si imparano. Quindi il consiglio davvero per tutti i genitori a casa è: se avete un bambino, portatelo a giocare a calcio. Primo, perché se diventa forte a giocare a calcio fa un sacco di amicizie anche durante le vacanze, quello è un classico. E poi perché comunque è davvero formativo il calcio. Allora, preagonistica, piccoli amici, primi calci, pulcini ed esordienti. Voi coprite tutte... Noi copriamo tutte quante le fasce d'età, e con praticamente due squadre a parte l'ultimo anno di esordienti, e quindi abbiamo anche più di 200 iscritti. Ah, numero, ecco, molto alto. Andiamo a numeri. Allora, 200 iscritti solo di preagonistica? Solo di preagonistica, sì. Allora, in totale il Villa quanti tesserati ha tra giocatori, dirigenti, allenatori? Agli ultimi dati parlano di circa 210 tesserati sotto i 12 anni e 158 sopra per la parte agonistica. Cioè, diciamo che noi apparteniamo a quella serie di società milanesi che non solo sono scuola calcio elite, qui va il merito molto alla struttura, diciamo allo staff di Manuel e all'area da cui dipende, diciamo, a cui compete il vicepresidente Carmelo Messina, ma abbiamo anche tutta la parte agonistica fino a livello di promozione raggiunta tra le altre cose con mezza squadra juniores quando l'abbiamo portata in prima categoria. Quindi quelle sono è un circuito virtuoso, cioè, perché la soddisfazione è anche quella di ottenere risultati con giocatori che in buona parte sono cresciuti nell'ambito del settore giovanile, cioè nel senso... Tra l'altro, cioè, per regolamento nella prima squadra ci devono essere tot giovani, e voi giovani ce li avete sicuro perché ve li portate su dalle juniores. Domenica ad esempio abbiamo fatto quello che si definisce il colpaccio in promozione del girone B, battendo la prima in classifica, e avevamo in campo tutti i giocatori nati dopo il 1995. Quindi squadra giovanissima. Ecco, tantissimi giocatori di tutte le età, dalla preagonistica all'agonistica, quindi ci saranno tantissimi accompagnatori, tantissimi dirigenti, ma anche allenatori. Ogni squadra ha due allenatori? Mediamente? Normalmente sì. No, ok, allora ecco, io ho una domanda, e in questo caso la faccio a Manuel, perché in tanti, quando consegnano il proprio figlio a un'altra struttura diversa dalla scuola e dalla famiglia, devono sentirsi rassicurati, giusto? Certo. Come fate a trovare allora gli allenatori giusti? Come fate ad essere sicuri che quelle persone non facciano danni,
che non siano pedofili, che non siano delinquenti, chi ne più ne ha più ne metta, ogni genitore, cioè, si fa le immagini peggiori possibili. E quindi come fate voi a trovarli? Diciamo che come prima cosa quello che facciamo è cercare di portare quelli che sono i tesserati da tanto tempo, quindi quelli che sono magari i giocatori di juniores, quelli che sono i giocatori della prima squadra che noi già conosciamo, all'interno dello staff degli allenatori, per poi cercare di formarli, per fargli capire che l'attività che viene fatta nel settore giovanile non è la stessa attività che viene fatta nel calcio degli adulti, perché spesso è il classico errore che si commette. Si cerca di allenare i ragazzini come se fossero degli adulti, quelli gli errori. Esatto. Invece voi non li fate, perché? Perché mi ci metto io di impegno, ma siamo molto coordinati, anche perché la scuola calcio d'elite altro ci impone questo fatto qua, cioè quello di fare degli incontri formativi che sono tra l'altro aperte anche a tutte le società, quindi è possibile tranquillamente venire a un nostro incontro dove noi cerchiamo di formare questi allenatori, ma anche dirigenti e gli stessi genitori su quello che noi facciamo. Una delle prossime temi che affrontiamo, un tema importante, con un relatore esterno che viene e parla di bullismo, cyberbullismo, quindi facciamo della formazione anche attraverso questi incontri formativi. Bene, è bella questa cosa, ovvero create i giocatori per la prima squadra, ma create anche tutto lo staff dirigenziale e di allenatori anche per le società, per tutte le, certo, le varie categorie. Certo, è un impegno in più perché dobbiamo seguirli, magari all'inizio non sono così preparati, però ci impegniamo del tempo in più piuttosto che cercare, diciamo, al di fuori e non conoscendo le persone che abbiamo di fronte. Credo che sia una cosa che fanno anche a livello professionistico, cioè qualcuno di cui ti fidi per poi poterlo formare, perché come ho detto l'attività del settore giovanile è completamente diversa. Ecco, allora questo mi incuriosisce, io poi sono curioso, allora queste cose le voglio davvero scoprire. Qual è l'errore che si fa maggiormente quando uno è un allenatore degli adulti, oppure ha giocato sempre soltanto tra gli adulti, va ad allenare i ragazzini, qual è la prima cosa che gli dici di non fare e qual è la cosa che gli dici di fare? Beh, la prima cosa deve essere l'atteggiamento sempre positivo nei confronti dei bambini, cioè il come si rapporta, il come parla, il come gestisce anche le attività, deve cercare sempre di motivarli sotto l'aspetto ludico, perché loro attraverso il gioco sviluppano tutte le competenze che poi saranno quelle le basi fondamentali per il calcio degli adulti. Quindi questa è la prima cosa che gli diciamo. Poi noi diamo del materiale proprio tecnico che servirà per prendere spunto, perché poi ognuno cerca di allenare anche come proprio la persona, come proprio il carattere. Però ci sono tanti errori che vengono commessi e io lo dico perché mi sono formato anch'io attraverso la federazione con corsi UEFA B e perché faccio parte anche della federazione. Quindi vengono svolti degli errori, per esempio le attività non viene calcolata, diciamo, quello che è la società attuale, quelli che sono i bambini di adesso. I bambini di adesso stanno poco all'oratorio, stanno poco nei campetti, ormai è una cosa che sappiamo tutti quanti, e quindi quando vengono nel nostro campo sportivo dobbiamo fare delle attività che comprendono tutto quanto, quindi aspetto cognitivo, tecnico, strategico, perché nel gioco c'è la strategia, quindi tutte queste cose qui piuttosto che le attività analitiche che vengono fatte riportate dal calcio degli adulti. Il muretto è molto bello, è molto una cosa che va bene, ma se noi improntiamo un allenamento solo su quell'aspetto lì, questo un po', secondo me, è un limite limitativo. Adriano, l'hai visto questo cambiamento dei ragazzi negli anni? Beh, cioè, certo. Te ne accorgi? Sì, diciamo che i ragazzi sono sempre ragazzi, cambia la società intorno, cioè dal mio punto di vista, però la nostra funzione non è molto diversa, cioè non è molto diversa perché noi del Villa, come tante altre società milanesi, fondamentalmente cerchiamo di costruire anche gli uomini di domani, perché se vai a vedere il tipo di sport, che ne dicano, non è vero, alcuni dicono che non è inclusivo, no, è inclusivo perché mette insieme, soprattutto per noi che venivamo dalla periferia, mette insieme i ragazzi che erano per strada, abbiamo cercato di metterli insieme. Adesso il problema che ho
che ho, diciamo, come è quello di non poter offrire, diciamo, maggiore spazio all'utenza. La stessa cosa vale anche per, te lo potrà confermare anche Manuel, per i campus estivi e i campus invernali. Ma il compito, secondo me, deve essere quello di far crescere il ragazzo, soprattutto nell'area preagonistica, attraverso il gioco, farlo crescere e fargli affrontare le difficoltà della vita, perché la partita fondamentalmente non è altro che un ripetersi di quello che lui troverà un domani. Sai quante nasate ho dato? Mi è venuto il naso, no? Quante... Lui mi ha sentito discutere in macchina perché l'attività lavorativa è particolarmente pregnante e difficile, no? Le sconfitte nei giorni della vita sono tantissime. Allora il ragazzo deve imparare ad accettare la sconfitta anche sui campi di gioco, impara a sapere che ci sono quelli più bravi di lui, ma questo gli deve anche insegnare che lavorando si possono ottenere risultati nel rispetto delle regole, cosa che diversamente non avrebbe, no? Cioè l'errore più grosso è quello di pensare che, io l'ho detto anche all'ultima festa, che tutti diventino Maradona, no? Non è così, però uno si deve divertire e crescere. E questo viene confermato in questi quasi 40 anni da ragazzi che ritornano dopo 20 anni. Poi c'è un'altra esperienza bellissima con i ragazzi tedeschi che abbiamo qui tutti gli anni, in questo connubio che vuol far crescere il concetto di identità europea, perché se lo facciamo sui soldi non funziona mica, cioè noi lo facciamo in maniera molto divertente. Per un'Europa diversa, ecco, i gemellaggi tra squadre. Quindi fate un gemellaggio con una squadra tedesca? No, noi facciamo un gemellaggio, ormai... uno scambio di studio, allora, calcistico. 20 anni fa ho accettato di dirigere una filiale italiana di un'azienda tedesca. La prima cosa che ho fatto, ho visto questo bellissimo impianto, ho detto: ma chi è qua? E da 18-19 anni che i ragazzini tedeschi sono ospiti miei e i nostri sono ospiti loro, cioè i ragazzini, diciamo, normalmente l'under 12 va a giocare con squadre tipo il Bayern, il Dinamo Dresda, cioè bellissimo. Wow. Ma è un aspetto che diciamo ci deve far pensare, perché li va a giocare contro queste squadre e non c'è una rete in campo, i genitori sono lì che aspettano. L'ultima partita a settembre dell'anno scorso avevo Schuster che arbitrava, nessuno fa, qui siamo costretti a giocare a porte chiuse dove era il comitato di Lodi con i pulcini, cioè una cosa che non è quello che stiamo cercando faticosamente di inculcare anche nei genitori, no? Cioè, ecco, forse uno dei problemi principali è... Voi non l'avete ancora detto, però tutte le varie società che sono venute prima di voi qui in trasmissione hanno detto uno dei problemi principali delle squadre giovanili, più giovani sono, più il problema è grosso, sono i genitori. L'ideale sarebbe avere una squadra... Tutti te lo dicono. Sì, lo dicono tutti e non lo ripetiamo. E allora Manuel, vorrei sapere davvero la tua esperienza. Allora, voi fate crescere i ragazzi, fate crescere gli allenatori, fate crescere i dirigenti, ma anche i genitori vi tocca. Certo. Cosa fate per placarli? Noi, come proprio progetto tecnico, quello che facciamo è spiegare ai genitori quello che viene svolto, gli obiettivi anche a livello tecnico, quindi tutto quello che sta all'interno del campo, ma anche dare tutte quelle regole. Noi facciamo 3 riunioni all'anno per ogni categoria, quindi una è all'inizio, una adesso dobbiamo svolgere le ultime riunioni con le ultime categorie, quindi a metà della stagione, e una alla fine per spiegare quello che sarà il passaggio all'anno prossimo, perché tante volte si passa da primi calci a pulcini e quindi c'è un cambiamento, perciò cerchiamo di dare ai genitori anche tutte queste informazioni, ma soprattutto spiegare che se l'elemento di valutazione che loro hanno è quello del risultato, qua allora è difficile, cioè non siamo, non abbiamo, quindi dobbiamo capire che non è proprio solo il risultato, ma più come si sono comportati durante questa situazione di partita e come viene svolto l'allenamento, i principi che sono alla base di tutto. Avete un vademecum da consegnare ai genitori, del tipo non potete pensare che i giocatori siano giocatori della PlayStation e dirgli passa di qua, crossa di là, non dirgli fai fallo, non dirgli buttati, cosa gli dite? Noi ci atteniamo molto a quello che è il comunicato numero 1 della federazione, quindi quello che cerchiamo di riportare riguarda appunto quello che dice la federazione, quello che
promuove la federazione. Un vademecum proprio nostro è difficile, perché cambiano, ci sono un sacco di problemi all'interno delle società, come vengono gestiti i bambini. È difficile schematizzare tutto in delle semplici frasi, perché poi dopo magari c'è il genitore che di quella frase lì non capisce il concetto che c'è intorno, che quello che è intorno è che tutto viene fatto per il bene del bambino. Quello sicuro. Per esempio, ne ho visto uno qualche puntata scorsa, che c'era il cartello con su il genitore sta qui, ed era indicato la tribuna, il giocatore sta qui, non sta qui, tutto il discorso. Sì, ne ho visti di belli. Immagino che ci siano genitori più apprensivi, che so, il bambino fa uno scontro, cade per terra, e il genitore pronto a lanciarsi in campo ad aiutarlo? Sì, sì, ma capita questo, abbiamo visto di tanto, di tutto di più nei campi, però cerchiamo anche di spiegare ai mister, che sono loro a dover gestire anche questa cosa qua, perché i bambini in campo li vedono tutto il tempo, e quindi, sai, i bambini guardano i campioni e tante volte vedono che stanno a terra, si rotolano. Io purtroppo sabato sono dovuto intervenire perché una partitina stava andando oltre un po' quello che erano le regole. Cioè, adesso c'è una regola molto bella, che è quella dell'autoarbitraggio. Se questo autoarbitraggio però non viene gestito dagli adulti, diventa un problema, perché i bambini lo prendono come, beh, non ci sono regole. Anarchia totale. Dopo un po' si va a prenderlo così se il mister non interviene da fuori. Perciò è importante anche, prima di ogni partita, fare un briefing con i bambini stessi e spiegare che falli ci sono, che cos'è l'autoarbitraggio, e spiegare quelle regole basi di ogni categoria. Tanto con l'autoarbitraggio uno non tenderebbe a non fare simulazione, a non fare falli, perché poi si deve autopunire ed autofermare. Ma è bello, perché io ho visto qualche volta, e vengono premiati con la green card, che non si vede molto, anzi a volte il bambino vede la green card, non conosce, dice cosa ho fatto. Quindi va sponsorizzata un po' di più. La green card viene data per comportamenti positivi di fair play. Questa mi è nuova. La green card è un cartellino verde? È un cartellino verde che viene promosso dalla federazione, ma è stato anche proposto, non so se ancora è in vigore, in Serie B. Solo che è stato dato un solo cartellino verde. Per lì siamo a livelli di agonismo puro, è un po' complicato, ma nei bambini questa cosa è molto importante. Sposta l'attenzione dalla parte agonistica, dal vincere la partita, al giocare bene. Quindi io tante volte ho visto, al Villa lo facciamo, lo spieghiamo anche prima, il bambino commettere fallo e alzare la mano, il bambino che commette fallo. Allora questo è il vero principio dell'autoarbitraggio. Saranno contenti gli arbitri quando questi giovani virgulti diventeranno professionisti e magari non faranno simulazioni, faranno meno falli. Allora, ripassiamo il microfono alla parte istituzionale della società, perché io ho qualche domanda interessante che mi fanno da casa tanti genitori, perché sono curiosi. Se un bambino lo deve portare in un campo di calcio, in questo caso se è nella vostra zona, magari proprio al Villa, si chiede: ma quanto mi costa far giocare il mio bambino a calcio? Se lo porta al Villa, quanto gli costa? Attualmente gli costa 250 euro all'anno. Quindi quota di iscrizione 250 euro. E i materiali. E in questo momento. Materiali che si devono comprare da soli, scarpe? Sì, sono la divisa, eccetera. Diciamo che noi allo stato attuale abbiamo optato per una soluzione di continuità, cioè non obblighiamo le famiglie a prendersi tutto un kit nuovo ogni anno, verifichiamo lo stato, anche perché sarebbe un inutile spreco di denaro da parte delle famiglie, che già tante volte fanno fatica. Noi abbiamo, sai, diciamo, come funziona, cioè tante famiglie non hanno veramente possibilità, no? Certo. Da questo punto di vista, quindi cerchiamo di mantenere dei costi che ci consentano comunque di pareggiare o di riuscire a mandare avanti il calcio, perché ultimamente abbiamo realizzato tutti e due i campi in sintetico a partire dal 2010, ma è chiaro che questo è stato fatto anche utilizzando non solo i proventi dei soci, degli amici, da 5 per 1000, ma anche e soprattutto la possibilità di utilizzare l'impianto che abbiamo realizzato. Quindi abbiamo elevato la qualità dell'offerta in zona, che dai tempi
in cui sono partito io, che si andava a rastrellare il campo eccetera, avevamo solo tre palloni. Io mi ricordo quando facevo il mister nel 74, avevo tre palloni che erano quelli usurati della stagione prima, e se adesso il difensore spazzava era un erano disastro. Cavoli, cioè adesso chiaramente la situazione è diversa, quindi abbiamo cercato di dare anche maggiore, per così dire, continuità all'attività svolta dal settore preagonistico, con delle squadre che poi noi consideriamo agonistiche, nel senso che partecipa dai giovanissimi in su, cerchiamo anche di vincere le partite, di ottenere dei risultati. Adesso siamo riusciti ad arrivare alla fase regionale con gli allievi 2001, siamo nel 2002 siamo dentro nella fascia regionale B, abbiamo vinto il campionato del 2003, siamo nella fascia regionale, la juniores regionale è già da alcuni anni che diciamo compete a un buon livello, con la parte più importante della juniores di un paio d'anni fa l'abbiamo trasferita in prima squadra, e lì devo dire che Mimmo Di Lido, che è il mio vicepresidente per la parte agonistica, ha fatto un lavoro straordinario, ha calzato l'allenatore della juniores, ha messo in prima squadra, e Oscar riesce a mantenere la categoria promozione, direi bene, ecco, da questo punto di vista. Però ripeto, lo scopo è quello di divertirci, di vedere le nostre squadre che giocano un buon calcio, no? Cioè fondamentalmente è quello che a noi sta a cuore alla fine, no? Perché il centro sportivo rifatto con il camping sintetico, vi siete ispirati ai campi tedeschi che vedete ogni anno nei gemellaggi? No, lì la situazione è un po' diversa, cioè nel senso, il campo del Villa in cui siamo nati era in via Andolfato, era piccolino, aveva limiti minimi della terza categoria, poi è stato ridotto perché i deoniani avevano la necessità di avere una parte di questo che loro chiamavano giardino, cortile. E nel frattempo io mi ero reso conto che avremmo dovuto trovare una collocazione, perché non si può giocare fuori casa, diciamo nell'Interland, in cinque campi contemporaneamente in casa la stessa domenica, no? E quindi nell'89 in un bellissimo connubio Peppone Don Camillo siamo riusciti ad avere dall'allora assessore del Partito Democratico Augusto Castagna la gestione dell'impianto. Noi che eravamo la parrocchia di Cristo Re fondamentalmente, ma sì, questa è una testimonianza che lo sport non ha colore politico, lo sport deve essere trasversale, no? Da quel momento abbiamo iniziato questo percorso di collaborazione con l'amministrazione comunale, che sta andando avanti tuttora. Abbiamo rinnovato la convenzione, abbiamo ottimi rapporti con il Comune di Milano, che percepisce questa realtà con tutti i vari concessionari. Certo, adesso con l'aiuto anche di altre realtà milanesi, Lombardia 1, Massironi eccetera, stiamo cercando di, diciamo, attraverso un comitato concessionari, di far presente anche altri aspetti, come la necessità di avere una revisione della legge regionale, perché le nostre società hanno acquisito ormai un aspetto importante nell'ambito della territorialità, no? Perché uno che viene lì nella zona di Villa San Giovanni, si chiama Villa San Giovanni, magari la gente non lo sa, perché una volta c'era la fermata di Villa San Giovanni del tram a cavallo prima che facessero la metropolitana. E dentro questo cortile c'è il cippo di San Giovanni, per questo è il motivo. I nostri primi documenti parlano di Villa Gruppo Sportivo Villa San Giovanni, adesso è diventato Gruppo Sportivo Villa Milano, però nasce come, diciamo, Montestella, c'è il Massirone 2, il centro. Quindi tutte queste realtà hanno bisogno di, per così dire, avere il modello di gestionale milanese garantito anche per il futuro, altrimenti come fai a spendere 700-800 mila euro? Cioè io quando dopo la mia esperienza di 10 anni in Federcalcio, nel Comitato Regionale Lombardia, sono ritornato in CGC, io ho avuto un vicepresidente che si è dimesso, si è spaventato di rinnovare l'impianto in un certo modo, no? Quindi sì. Però ho detto, se non ci buttiamo senza paracadute non otterremo mai nessun risultato, e questo ci ha consentito a me come ad altri presidenti, diciamo, di alimentare lo sport di base, perché questa è la cosa importante, divertendoci, perché alla fine l'unica soddisfazione che io ho, io mi occupo di altro, se vuoi ti parlo della lavorazione del cambio da Ferrari, ma va benissimo, magari quello in un'altra trasmissione. Ma quindi, perché c'è il rischio che una società abbia il campo dato dal comune,
per anni, ci fa lavori come voi avete fatto e come tanti altri stanno facendo il campo in sintetico, e poi cambi la concessione e vada da un'altra società? C'è questo rischio? Sì, perché ovviamente la normativa attuale prevede che al termine della convenzione il campo vada in gara d'appalto. Quanto dura una convenzione? Dipende, cioè nel senso, quando l'abbiamo rinnovata la seconda volta c'era un impegno a effettuare dei lavori, per cui la convenzione è stata rinnovata per 6 anni a fronte di un investimento inferiore ai 200.000 euro, per 11 anni fino a 500.000 euro e per 19 anni oltre i 500.000 euro. Voi siete oltre i 500.000 euro? Mi sono impegnato a rifare il campo perché secondo me non c'era altra possibilità, cioè o facevamo un lavoro del genere, quindi portavamo qualitativamente l'offerta, e del resto era pazzesco pensare a rifare il campo in erba. L'avevo già fatto nell'89-90, ma capisci che con tutti questi giocatori che abbiamo quest'anno, abbiamo 20 gruppi, no? Cioè dalla partita della prima squadra, e questi sono come le cavallette, cioè ti diventa subito terra tutto, no? Quindi il campo in sintetico è stato un obbligo. Ho fatto una valutazione chiamando alcuni consiglieri ex giocatori del Villa, come Luigi Famiglietti, come Mimmo Di Lito, eccetera, e abbiamo detto: ragazzi, qua bisogna che ci aiutiamo da soli, no? Perché altrimenti non tutta gente che aveva la vocazione a rischio di impresa, che avevano attività e che quindi hanno saputo assieme a me affrontare, diciamo, questo impegno che ci vede pagare un mutuo da questo punto di vista. Quanto vi è costato in tutto mettere il terreno sintetico? Allora, il campo in sintetico in sé per sé di solito costa intorno ai 400.000 euro, dipende, euro più euro meno. Io ho colto l'occasione all'epoca anche per riqualificare tutta la parte palazzina del Mauro, quindi la parte sotto è stata riqualificata con la realizzazione di 2 spogliatoi nuovi, quindi da 4 sono diventati a 6, abbiamo rifatto tutto l'impianto elettrico e il campo è stato realizzato con la tecnologia MAPEI, cioè con la parte sotto sembra asfaltata, ma uno scarico dell'acqua è eccezionale. Dal 2010 a oggi, fai conto, sono 8 anni, il campo è ancora in condizioni perfette, viene classificato come uno dei migliori della categoria, cioè della zona, ecco. Allora Manuel, campo in sintetico cambia in qualche maniera il tipo di allenamento per i ragazzi? Allora, sicuramente le mamme a casa sono più contente perché non si trovano vestiti infangati, scarpe infangate e borse luride. Però? Sì, diciamo che l'attività cambia dal punto di vista coordinativo, cioè in realtà le mamme sono contente. Però un bel campo anche ogni tanto in terra dove giocare non è poi così una cosa malvagia, perché lo notiamo con i nostri bambini, forse un po' troppo abituati al campo sintetico. In percentuale, quando andate a giocare nei campi, quanti sintetici e quanti terra trovate? Troviamo, no, adesso il sintetico sta andando molto, comunque stanno un po' adattando tutte le società. All'inizio, quando l'avevamo fatto noi, erano poche le società che ce l'avevano, secondo me adesso siamo sul 50%, sì. Già cresciuto tanto, per cui doppie scarpe per tutti i ragazzini. Sì, ma la cosa che comunque col sintetico fa tanto è che noi abbiamo raddoppiato praticamente i nostri numeri da quando abbiamo fatto il campo in sintetico, da quando abbiamo fatto un nuovo progetto tecnico, da quando abbiamo fatto un po' rinnovato la struttura, come spiegava benissimo adesso il presidente. Ecco, una cosa, io gioco a pallavolo, per noi quando ci alleniamo in un palazzetto, giocare le partite nello stesso palazzetto è importantissimo perché sì, hanno i punti di riferimento e quant'altro. Nel calcio è la stessa cosa, ovvero allenarsi nello stesso campo dove si gioca è un plus. Beh, diciamo che il campo poi viene sempre riadattato in base alle esercitazioni che vengono fatte, in base un po' a come vuole gestire il mister tutte quante le attività. Però diciamo allenarsi avendo una dimensione del campo che sia consona poi a quella che è la partita sia importante. Poi un mister bravo può adattare gli spazi a seconda se vuole più o meno intensità, però sicuramente anche quell'elemento è un elemento importante anche per i bambini. Perfetto, allora ci fermiamo per la consueta pausa di metà trasmissione. Primi Calci torna subito dopo questa canzone che il nostro fantastico regista sta per mettere. Radio Milan Inter, colori diversi, stessa.
stessa passione. Tornati a Primi Calci, bentornati nello spazio dedicato al calcio giovanile e al calcio non professionistico. Questa sera abbiamo qui in studio una delle squadre storiche di Milano, il gruppo sportivo Villa, con il presidente Adriano Girotto e responsabile tecnico della preagonistica Manuel Palli. Stavamo parlando proprio di calcio, il calcio milanese, delle difficoltà di far crescere un gruppo così tanto, soprattutto delle difficoltà di dargli una casa adeguata come quella che può essere quella del Villa rispetto a tanti anni fa. Ecco, e allora, continuando a parlare di questo discorso, prima avete spesso detto: noi siamo una squadra calcio elite. Che cos'è esattamente una squadra calcio elite? La scuola calcio d'elite viene dato dalla federazione ed è la massima riconoscenza che viene data a una scuola calcio. Esiste scuola calcio d'elite il massimo, poi scuola calcio riconosciuta e poi centro calcistico di base. Per arrivare alla scuola calcio d'elite bisogna soddisfare, diciamo, delle particolarità, delle richieste. Una di queste sicuramente, cioè tante volte si confonde il blasone, uno più la società è blasonata allora è scuola calcio d'elite. No, non è proprio questo. Quanti istruttori qualificati tu hai? Noi abbiamo molti scienze motorie, abbiamo anche qualcuno che si è fatto il patentino UEFA, e quindi riguarda questa cosa qui. In percentuale agli iscritti che abbiamo tot allenatori qualificati che operano nel settore giovanile. Una è questa, poi ce ne sono anche molte altre. Per esempio, noi abbiamo scelto il progetto, cioè da scegliere un determinato progetto che può essere lo psicologo, il calcio femminile. Invece noi abbiamo scelto anche quello della collaborazione con gli istituti scolastici, quindi con le scuole limitrofe. Noi collaboriamo per andare a fare educazione motoria, non attività di calcio nella scuola. Quindi forniamo delle ore di educazione fisica insieme chiaramente all'insegnante di ruolo e diamo una mano all'insegnante, e magari con un po' di competenza in più a livello sportivo le aiutiamo a promuovere anche questa cosa qua, che in Italia purtroppo non viene fatta adeguatamente. Chiarissimo. Allora, noi stiamo parlando di calcio, c'è anche chi scrive di calcio. Allora, in collegamento telefonico abbiamo l'ospite di questa sera, che è Riccardo Rossi, un football writer, ovvero uno scrittore che si è dedicato al calcio, scrive articoli anche per la Gazzetta dello Sport e scrive libri di calcio. E allora, ciao Riccardo. Ciao Marco, buonasera a te, agli ospiti in studio e agli ascoltatori. Oggi abbiamo il Villa in studio, ovviamente una di quelle squadre che tu avrai sentito nominare, avrai seguito, anche perché io sono andato a vedere un po' i libri che hai scritto, i titoli sono molto interessanti, cioè Bomber di Provincia è uno degli ultimi, ma mi ha incuriosito ancora di più: Sarà un campione o forse no, che ovviamente è dedicato al calcio giovanile. Allora, com'è scrivere di calcio e di calcio giovanile? Allora, intanto ti confermo e saluto i dirigenti del Villa, che conosco molto bene, come società storica di Milano, e l'ho incontrata tante volte quando facevo il settore giovanile del Zindelli, ormai tanti anni fa. Quindi, scrivere libri di calcio. Allora, partendo da Bomber di Provincia, che è stato il primo libro che ho scritto, e tratta di giocatori adulti, ovviamente, giocatori che hanno fatto la storia in alcune squadre di provincia pur non avendo mai calcato i palcoscenici più importanti. Il secondo libro è un libro che è dedicato al calcio giovanile, ma non è un libro tecnico, è un libro che è rivolto a un bambino idealmente di 8-10 anni, e nasce dall'osservazione di quello che c'è non all'interno delle scuole calcio, ma prima di tutto fuori dalle scuole calcio. Quindi io ho iniziato a prendere spunto, ispirazione per scrivere il libro, osservando le nostre strade, i nostri parchi, i nostri campetti, le nostre piazze, che ormai purtroppo sono desolatamente vuote rispetto ai nostri tempi. Vero. Il dato di fatto è che i bambini non giocano più a calcio. I bambini non giocano più a calcio o lo fanno solo in certi contesti. Io abito in una realtà del sud-est milanese, a Pescara Borromeo, e i bambini, i ragazzi giocano a calcio solo ed esclusivamente nell'unico
campetto in erba sintetica che c'è a disposizione, ma tutti gli altri pazzi, e ce ne sono tanti, così come in altre realtà del nostro territorio, campi da calcio in erba sono desolatamente tristi. Ai nostri tempi, ovviamente, c'era la corsa per andare ad occuparli, no? Esatto, certo. ma quali spiegazioni ti sei dato? Perché un po' si può pensare, i genitori al momento sono decisamente più apprensivi rispetto ai genitori di un tempo e non lasciano andare a scorazzare i figli in giro liberi. D'altra parte c'è anche tanta tecnologia e tanta tecnologia ludica, dai giochini elettronici ai cellulari, che un po' bloccano anche i ragazzi. I ragazzi prendono, se devono contattare l'amico, lo fanno via cellulare invece che andare porta a porta a chiamarsi. Che ragione ti sei dato di questo svuotamento delle piazze tu? Allora, sicuramente il discorso scuole, calcio va innettato su una realtà sociale che è quella che tu stai descrivendo. Il primo competitor del calcio, ma anche degli altri sport, sono gli sport, sono la tecnologia e i videogame, su questo non c'è dubbio. Di conseguenza questo impatta moltissimo. La spiegazione che però mi sono dato e che si lega all'operato delle scuole calcio, che è un settore che conosco bene perché io ho giocato a calcio per tanti anni nelle categorie dilettantistiche e poi ho seguito anche il percorso di allenatore nelle categorie sempre dilettantistiche, sia con i bambini che con delle prime squadre. La spiegazione è che non so quale sia l'offerta formativa del Villa d'oggi, quindi non me ne vogliono del Villa, che non mi piace tanto come viene approcciato il calcio nelle scuole calcio in questo momento. Perché? Perché io ho scelto di incontrare i bambini al sabato, a ritrovare i bambini al campo a giocare, e ne ho trovati tanti che abbandonano, anche molto dotati, che abbandonano le scuole calcio dopo il primo o il secondo anno al massimo. E quando io chiedo loro, ma perché tu hai lasciato la scuola calcio? E le risposte sono perché c'è troppa tattica, perché l'allenatore grida troppo, perché esigono troppo da me. Ok, in poche parole. Troppa pressione sui ragazzi giovani. Secondo me, e alcune realtà le conosco bene, ho anche ex compagni, avversari che allenano in queste realtà, il calcio, siccome si è persa questa funzione sociale di cui parlavamo prima, nelle piazze, nelle strade, dovrebbe essere approcciato in un modo diverso proprio dalle scuole calcio. Le scuole calcio non dovrebbero essere un'attività in più nell'agenda già sovraffollata dei nostri bambini, io ho dei figli, l'agenda già sovraffollata dei nostri bambini, non dovrebbe essere un'altra attività iperstrutturata con esigenze, con necessità, con tendenza al risultato. E ho cominciato anche ad osservare l'operato degli allenatori del settore giovanile, che in questi anni è cambiato molto. Sì, allora Riccardo, prego. Poi vai avanti, intanto volevo sapere, il Villa, in questo caso, qua abbiamo Manuel Palli che è il responsabile tecnico della preagonistica, e preagonistica sono proprio quei bambini, allora gli chiediamo, ci hai fatto ragionamenti su questi discorsi e voi come vi approcciate? Io sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto fino adesso, anche perché io ho appena esposto che di fatto il progetto tecnico del settore giovanile del Villa si basa su attività di divertimento, ludiche, che permettono ai bambini di esprimersi liberamente, perché è proprio questo il modo migliore per cercare di farli migliorare dal punto di vista cognitivo e creare i prerequisiti tecnici. Quindi sono d'accordo, tante volte la parte analitica, la parte, diciamo, come è stata detta, di prettamente di competitività, è un aspetto negativo che sta, diciamo, compromettendo molto le scuole calcio. Tra l'altro una statistica, e questa arriva dalla FIGC, per quanto riguarda i settori giovanili, la categoria che ha più iscritti è quella dei primi calci, ovvero il secondo step. Ci sono i piccoli amici, poi i primi calci che sono 9, 10, 11 anni credo, che risulta essere il 25% degli iscritti di tutte le categorie giovanili. Vuol dire che dopo molti cambiano. Io spero che cambino magari per la pallavolo e non per altro. Però se continuano a giocare a calcio o lasciano il calcio, perché è proprio un periodo di prova, cioè un ragazzino
9-10 anni. Ci sono, secondo me, tanti motivi, anche dovuto al fatto che non si sentono molto realizzati. E quindi secondo me anche la federazione adesso ha fatto un progetto molto importante, che è quello dei centri federali, che ha proprio l'obiettivo di cercare di non far disperdere questo talento, perché hanno valutato che proprio in quelle categorie c'è un abbandono molto, molto alto, e magari può essere anche dovuto al fatto che alcuni ragazzi non vengono confermati in società professionistiche, e da lì dopo diventa un problema tornare ad un livello più basso. Perciò i centri di formazione che adesso stanno aprendo, ed è un progetto su cui secondo me non si parla ancora molto ma che verrà fuori, è molto importante, che ha come obiettivo questo, oltre quello che non viene ancora detto mai del calcio femminile, perché il calcio femminile in Italia è a livelli bassissimi e la federazione sta puntando molto su questo aspetto qua. Tra l'altro, tra un paio di settimane avremo proprio una squadra femminile qui in trasmissione, perché il calcio è giovanile ma anche non professionistico in questa trasmissione, per cui daremo spazio al calcio femminile. Riccardo, allora, stai parlando del tuo libro. Sarà un campione o forse no? Ma alla fine sarà un campione questo ragazzo immaginario? Ma allora, secondo me il monito è proprio non approcciarsi al calcio con un obiettivo, ok? È quello che sta succedendo molto spesso, ovviamente. L'obiettivo deve essere solo ed esclusivamente il divertimento, fino ad una certa fase, ovviamente. Poi dopo, quando si entra in una certa età e ci sono delle doti, delle capacità riconosciute e la possibilità di intravedere un percorso agonistico, è chiaro che poi dopo l'attitudine vada incanalata in qualche modo. Ma noi, noto, che stiamo perdendo il calcio come patrimonio del nostro DNA. L'Italia è un paese che si porta dietro il calcio nel DNA, e purtroppo oggi come oggi il tasso di abbandono che citavi, dopo l'esperienza che viene fatta nelle scuole calcio, nei primi calci, lo conferma. Di conseguenza il libro è scritto fondamentalmente con un obiettivo: amare il calcio solo ed esclusivamente come passione. Poi dopo quello che ne verrà, se verrà qualcosa, sarà qualcosa di guadagnato, ma non sarà l'obiettivo con cui bisogna approcciarsi al calcio come un'attività. Il calcio deve essere una passione, qualcosa che viene da dentro, e ad oggi si sta perdendo. Perfetto, allora speriamo davvero che non sia così. Allora, ti ringrazio, Riccardo Rossi. Se volete leggere i suoi libri, sono sicuramente interessanti. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie a voi e buon proseguimento. Allora, adesso parola ad Adriano, parliamo di un altro problema. Una cosa che chiedo spesso anche alle altre società: una società che non è il Milan, che non è l'Inter, qualche problemino economico, ma anche loro ce li hanno, qualche problemino economico ce l'ha. Allora, come fate voi a recuperare i soldi per fare i campi, per rifare l'impianto? Per esempio, a me viene in mente, oltre alle quote ovviamente dei ragazzi, voi fate pagare il biglietto d'entrata per le varie squadre, per i tifosi? Sì, facciamo come tutte le altre società. Sì, sì, sì. A quant'è il vostro? Qualche euro, dipende dalle categorie, okay, eccetera. Diciamo 3, 4, 5, 6, 7 euro, dipende dalla categoria. Questi, diciamo, piccoli incassi servono, entrano nel calderone generale della gestione della società, perché diversamente sarebbe impossibile procedere. Cioè, le sponsorizzazioni non esistono più, abbiamo qualche contratto di pubblicità, abbiamo le quote dei soci. Purtroppo la realtà del calcio minore vive di grande passione, che ne possano pensare. Non è sicuramente il calcio di cui vedo in televisione, vedo queste situazioni di gente che paga per andare a giocare in squadra di serie. Non è il nostro calcio, cioè non mi riconosco assolutamente da 40 anni a questa parte, capisci? Ma in questo caso la politica aiuta le società minori, che so, Regione Lombardia, Comune di Milano, danno incentivi, aiutano, come funziona? E diciamo che la struttura pubblica ha grosse difficoltà di suo. Io ritengo che il Comune di Milano
abbia già fatto una scelta secondo me positiva nel dare in gestione gli impianti. Noi ad esempio, come ti stavo ricordando, siamo 104 mi sembra concessionari di impianti che non sono solo di calcio, perché quello che stiamo dicendo adesso vale per la... Io ho avuto anche la squadra di pallavolo, siamo diventati anche campione seniore di eccellenza del CSI, quindi al massimo livello, avevamo anche la squadra di pallacanestro all'inizio. Poi il problema era diventato la struttura, perché il bidello non ti apriva la palestra, è la stessa identica cosa nel campo, quindi abbiamo dovuto, diciamo, concentrarci in quello che sapevamo fare e che ci appassionava di più, no? Però questo è un problema reale che secondo me deve essere posto all'attenzione della parte politica, che poi ha in mano, diciamo, le risorse economiche. Infatti secondo me il finanziamento, il sostegno dello sport, la dote sport, sono tutte cose che devono essere rivisitate, no? Quindi adesso ci sono le elezioni e noi del gruppo di concessionari abbiamo inventato questo convegno il 24 di febbraio al Teatro Nuovo, proprio per affrontare i quattro temi: la revisione della legge regionale, il modello di gestione milanese tra pubblico e privato, che volendo guardare funziona secondo me al meglio, e vedere dove si possono ricavare delle risorse economiche, il coordinamento con i grandi eventi. Qui tutti pensano ai grandi eventi ma non coinvolgono la struttura di base, no? Cioè, invece la struttura di base deve essere coinvolta, perché per dire, non so, la finale di Coppa dei Campioni, coinvolgendo tutte le squadre, questi sono contenti, ragazzi, li rendi partecipi, li fai fare qualunque cosa, e serve da immagine da questo punto di vista, no? Quindi lasciamo perdere un attimo l'aspetto che abbiamo di crescita del ragazzo. Poi l'ha detto anche Riccardo, diciamo che arrivati a un certo livello, poi è chiaro che i ragazzi vanno in competizione, eccetera. Non siamo noi che vogliamo fermare, qualcuno è arrivato in Serie A, poi se vogliamo te ne ricordo qualcuno anche da parte nostra. Sicuramente l'hai accennato, felici, voglio, no? Sapere, cioè, giocatori del Villa che sono diventati professionisti, ce ne sono? Sì, ce ne sono alcuni di bravi che mi fa piacere ricordare. Il primo l'avevo io nella squadra giovanissimi nel 74, è stato Cesario Carlo, che l'anno dopo passò al Monza e esordì a 17 anni libero nel Monza, portando via il posto a un certo Zambone che avevano preso dal Napoli, no? Il quindi primo professionista, chiamiamolo professionista che è uscito dal campetto di Via Andolfato, no? E sì, mi ricordo che lo sgridai una sera, lo mandai a casa perché non si era comportato in maniera corretta. Il giorno dopo ritornò a chiedermi scusa. E poi di altri c'è Barollo, che ha giocato centrocampista nell'Inter. Diciamo due che mi fa piacere ricordare sono Luca Nania, portiere, conosco bene papà, eccetera. E con Luca è caratteristico perché nel 94 con lui in categoria giovanissima abbiamo vinto un torneo nello stadio Adriatico di Pescara. No, categoria, wow, giovanile. Giocare negli stadi è bello, bello, cioè, bellissimo, per i bambini. No? È stata una bellissima esperienza. E ho ancora tutta la fotografia, eccetera, in segreteria. E lui poi ritornò a giocare da professionista con Zeman e vinse il campionato di Serie B, non so se vi ricordate, no? Con Luca Nani, sempre allo stadio Adriatico di Pescara, no? Poi finì la carriera nel padre. Un altro che mi fa piacere ricordare è Francesco Parravicini, perché suo papà, l'ingegnere Parravicini, è stato per tanti anni nel mio consiglio direttivo. E quindi sono affezionato a lui e a tutta la famiglia. Francesco sta facendo un lavoro straordinario alla Pro Sesto, come mister della Pro Sesto, sta giocando veramente ad alto livello, no? E Francesco, tra le altre cose, giocò oltre 122 gare, mi sembra, nel Treviso. Io sono della provincia di Treviso, quindi sai, seguivo queste partite, e quando il Treviso venne in Serie A nel 2005-2006 segnò il gol alla Juve, no? 27esima del primo tempo, e beffò Abbiati, perché all'epoca la Juve aveva Abbiati in porta, no? Poi il Treviso perse perché nel secondo tempo segnarono Mutu, Trezeguet e Del Piero, però Francesco secondo me è passato alla storia con quel gol, no? Infatti io per i ragazzi di adesso che investono la maglia bianconera del Villa, sono fonte di ispirazione questi ragazzi? Io penso di sì, come ad esempio adesso abbiamo Simone Mazzocchi, che diciamo è il fratello di Gabriele, che ha creato, insieme a me, avviato il discorso del progetto formativo del Villa, che adesso sta portando avanti Manuel.
e lui in questo momento è a Siracusa, cioè è stato trasferito dalle giovanili dell'Atalanta, però voglio dire ha fatto nazionale under 15, under 16, under 17, under 18, quindi è una bella soddisfazione. L'abbiamo avuto in collegamento Skype alla festa del Villa e diciamo che ci siamo un po' tutti emozionati, perché lui sta facendo, si è diplomato ovviamente, però sta cercando di percorrere la strada del professionista, no? Con tutti gli annessi e connessi, le difficoltà, ha accettato questo contratto, gioca centravanti adesso in Siracusa, mi sembra che siano terzi in classifica, quindi è una bella esperienza di vita, perché la cosa importante è che comunque ci sia una continuità nella scuola. Ti prego di credere che la più grossa soddisfazione quando siamo arrivati in prima categoria è stata che i due centrocampisti, uno si è laureato in ingegneria e l'altro si è laureato in legge. Chiarissimo. Per la festa soprattutto di laurea insieme ai compagni. Siamo quasi in chiusura, però una domanda che la devo fare, la faccio un po' a tutti, è: qual è la partita che sentite derby? La partita che sentiamo derby? Sì, la sentivamo in passato... col Dindelli, che tra altre cose con la Crespi Morbio, perché è sempre stata una, diciamo, adesso diciamo sono venuti un po' forse con Niguarda, che è vicino a noi, diciamo non probabilmente, ecco, ma neanche più di tanto. Niente, diciamo ormai che, è cambiato il calcio, c'è allora, troppa amicizia, no, non ci sono più quei derby. In questo momento forse con la Pro Sesto, nel senso che loro stanno facendo un ottimo lavoro, noi abbiamo delle buone squadre, siamo in competizione diretta anche negli allievi B, adesso abbiamo perso, sono stati più bravi di noi, ci hanno fatto 5 gol, però voglio dire, son delle belle... La cosa importante è che questi scontri diano, per così dire, vita a un momento di piacevole calcio, no? In cui i ragazzi si impegnano. Io dico sempre, quando arrivano gli ospiti al campo li vado a salutare, quando sono presente gli dico: ragazzi, adesso scendete in campo e cercate di darcele, perché noi faremo esattamente la stessa cosa. Però fine partita bello, gli ho detto: venite che mangiamo la detto insieme o la focaccia per il terzo tempo. Messaggio esatto. Bellissimo. Tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, però ringraziamo davvero il GS Villa per essere stato qui con noi. Grazie al presidente Adriano Girotto, grazie a te Marco, e grazie a Manuel Palli, ottimo settore giovanile, fantastico. Grazie a tutti quanti, ovviamente un ringraziamento anche alla redazione del comizio, che l'avrete visto in streaming, ha anche mandato delle immagini delle squadre. Grazie a chi lavora anche da casa per noi, grazie al nostro regista, e a settimana prossima con Primi Calci.